Bene, ora lo possiamo dire davvero con certezza, l'ottavo anniversario è ufficialmente concluso. Abbiamo a questo punto l'annuncio del nuovo tour Dokkanfest, il primo del 2023, ed abbiamo, attenzione, Super C17 teaserato ieri con la news in game. Detto ciò ragazzi, vi invito prima di tutto a lasciare un bel like a questo video, mi raccomando se vi piacciono queste reaction e se ne volete altre, e vi ricordo anche che questa sera per gli interessati ci vediamo in live, quindi vi aspetto. Solito orario, ore 21 all'incirca, quindi dai, vi aspetto. Detto questo ragazzi, ho già pronto qui il video e anche la lettura dei kit ovviamente. Quindi ragazzuoli, a questo punto io direi che possiamo partire con la reaction. Dottor Gero e Dottor Mew, con tanto di nemici, degli sconfitti insomma. Ma questa host, guarda il nappone! No, vabbè, ma sono bellissime! Cavolo, ma sti due c'hanno ste animazioni così belline? Guarda lì, 2-17! Che poi sì, effettivamente sono 17 del Fighter! Questa è una cosa stupenda, non è solo Super 17. Le voglio rivedere. Non male. Non male, non male, non male. Non male veramente. Da rivedere. Mamma, inquietanti, loro. Ok, ok, tranquille. La qualità è buona, attenzione, è buona. Al momento, vabbè, qui abbastanza tranquilla. Ah, vabbè, la nullifica del Ki Blast. Vabbè, questa era scontatissima, raga. Era scontatissima questa. Vediamo. Non male. Sapete, anche gli assets dei capelli, quelli sto guardando, si muovono bene. Cavolo. Meglio di GT. Palesemente meglio animate di GT. Incredibile questa cosa. Ragazzi, sapete che sono belline. Veramente belline, le voglio solo riguardare un attimo. Ma a partire già da Dottor Gero e Dottor Mew, la cosa che sto notando è che proprio gli assets, qualitativamente parlando, sono veramente ottimi. Ma buoni buoni. Bellini, veramente bellini. Anche Nappa, cioè. Belli, raga, belli, belli, belli. Questi mi sono piaciuti veramente tanto, per essere una Rare Summon. E poi loro, vabbè, son fighi. Ci stanno, ci stanno. Loro sono più meccanici, ecco, nelle animazioni. Meccaniche è bellissimo. Più meccanici, però... Ecco, qui c'è un bello Spike. Mi piace sempre Dokkan come gestisce i Ki Blast nelle animazioni fatte bene. Qui inquietantezza, l'abbiamo già vista. Qui meccanica, molto 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 meccanica, ma ci sta, cioè... Avviene così la fusione, quindi va benissimo. E però lo Spike vero e proprio in realtà 17, Super 17, ce l'ha con la special, insomma con la 12 key. Bellina. Nulla di trascendentale. Poi man mano si va alzando sempre di più il livello. Qua è bellissima. La sfera è veramente bella. Bello, dai, bello, ribadisco, forse animati addirittura meglio di GT, raga, il che... Dai, ci sta, ci sta. Allora, a questo punto andiamoci a leggere. Facciamo così, partiamo da Dottor Mew e Dottor Gero e poi andiamo a vedere anche gli altri, ok? Quindi abbiamo Target Goku, ok, 130%, Great Resist Defense per un turno, mentre... vabbè, già non male questo Great Resist Defense, attenzione. In passiva abbiamo attacco e difesa 150%, attacco e difesa 100% quando effettua un superattacco, target Goku chi più 1, attacco e difesa 30% e dai target Goku un addizionale... No scusate, non ho capito. Dai, sempre target Goku un addizionale chi più 1 e attacco e difesa più 30%, più 20% per due turni. Ah ok, quando colleziona 3 o più orbi. Mi sembrava strano questa cosa, cioè una ripetizione praticamente... Del buff sempre ai target Goku. Se c'è un nemico che ha nel nome Goku, ottiene un addizionale attacco e difesa 150%, guardie attivate contro tutti gli attacchi e seal
dei super attacchi se gli HP sono al di sopra del 70% all'inizio del turno. Ma allora contro diciamo, se non affrontano Goku, questi qui sono bellini. Se affrontano Goku, regà, sono fantastici. Fantastici questi cosi, veramente tanta roba. Ora, bisognerà vedere dal punto di vista dei valori. Voglio capire anche i link, perché se questi qui linkano molto molto bene con Super 17 o comunque con Hellfighter e Fusion 17, tanta roba, raga, tanta roba. Cioè, vuol dire che veramente quando affrontate un Goku all'interno di un evento, avete il tank definitivo a momenti. Cioè, difese enormi, comunque a livello di stats veramente tantissima roba, soprattutto se poi gli fate lanciare anche il super attacco. Guardia, seal dei super attacchi, mamma mia, tanta roba, oh. Tanta roba, veramente. Great Resist Flash, cioè questi qui da secondi in realtà, contro un Goku. Ragazzi, sono l'unità definitiva proprio. Wow, mi voglio tenere solo aperti qui i link, perché li voglio andare a paragonare poi, eccoli qui, con Fusion, Android 17 e Hellfighter 17. Abbiamo Leader Skill Combination o Target Goku, 170% e la 200% Leader Skill agli Androids. Resist Attack, ok, però capiamo se questo... Allora, è all'infinito il Resist Attack, ok, però capiamo se parte la trasformazione senza Active. Quindi Resist Attack, Resist Defense per un turno invece. Chi più 2, attacco e difesa 100% all'inizio del turno, ottiene chi più 1 e attacco e difesa 70% se alleati che attaccano nello stesso turno sono Extreme Class, va bene. Ottiene un addizionale attacco e difesa più 70% quando lancia un super attacco. Addizionale attacco che ha medie chance, quindi 30% di diventare super attacco. Addizionale super attacco se c'è un super class enemy, quindi un nemico super, per 4 turni dall'inizio della sua, cioè, insomma, dalla sua prima apparizione. Non male, non male. Quindi ce l'abbiamo praticamente garantita se abbiamo un super contro per 4 volte, per 4 turni in realtà. E poi possiamo lanciarne quindi al momento 3. Non so che colore è questa qui, però non l'ho vista, sapete? Devo capire una. Ah, mi sembra STR, mi sembra di averla già vista in realtà, STR, visto l'artwork. Chance di performare un critico e chance di evadere gli attacchi del nemico più 17% per ogni attacco performato all'interno del turno. Non male, non male, sapete? Perché poi effettivamente... allora, questa cosa vale... da cioè, per quanto riguarda le evasioni principalmente. Oddio, in realtà va capito, però è 17%. Però comunque noi possiamo lanciare un additional super attack garantito più un altro additional. Quindi, insomma, potrebbe non essere veramente, veramente male questa roba. Active skill, ok, un active, perfetto. Quindi noi li possiamo far staccare praticamente questi qui quanto vogliamo a livello offensivo, a livello di attacco. E poi possiamo fonderli con l'active, ottimo. Può essere utilizzata quando gli HP sono al di sotto del 70% degli HP e quando 5 o più turni sono passati. Vabbè, diciamo che, allora, è un po' tostarella in un certo senso, perché dobbiamo aspettare 5 turni, e sono tantini, attenzione. Dobbiamo scendere anche, essere sotto del 70% degli HP. Però d'altra parte comunque abbiamo lo stack in attacco per quanto riguarda la loro forma base, quindi ci sta. Link, Brutal Beatdown, Android Assault, Chucky Speed, GT, Nightmare, Fear and Fate, First Battle. Vediamo un attimo, Fear and Fate, First Battle, Nightmare. Ne abbiamo già 3, GT4. Ok, condividono 4 link, se non vado errato. Sì, 4 link al momento. Va bene, le categories sono... vabbè, le classiche di una Extreme GT. Apparentemente, GT Androids. Vabbè, le abbiamo già viste queste qui, bene o male. Super 17, eccolo qui. Vediamo in cosa cambia. Greatly Resist Attack Defense per un turno, quindi perde lo stack in attacco. Chi più 3, attacco e difesa 170% all'inizio del turno, ottiene un addizionale 170% quando performa un super attacco. Quindi, raga, va bene, ottimo. Dir poco ottimo. Riduzione del danno ricevuto del 34% e per 4 turni dalla prima apparizione. Buono, cavolo. Quindi per il momento è un 170% più una damage reduction del 34%. Riduce il danno ricevuto di un addizionale 17%. Ah, allora, quindi attenzione, funziona in questo modo. Lui ha la riduzione di base del 17%, ma si va poi ad aggiungere un 34% però per i primi 4 turni della sua apparizione.
Raga, praticamente voi avrete sempre un 51% di damage reduction. Ma perché dico questa cosa? Semplicemente perché voi dovete attendere almeno 5 turni, se non 6 addirittura, per farli fondere. Una volta poi che li fate fondere, praticamente avete 4 turni in cui avete questo 51% di damage reduction. Ora, non possiamo dire ovviamente che ha sempre comunque 51% DR, però raga è come se ce l'avesse quasi sempre, perché voi immagino che chiudiate prima una fight, prima di arrivare praticamente a quei 10-11 turni, 9-10-11 turni che servirebbero per farlo scaricare totalmente in teoria. Performa un additional attack e alte chance, quindi 50% di diventare super attacco durante il turno in cui un attacco viene ricevuto. Ok. Addizionale, quindi primo ci sta assolutamente questo. Primo, tantissima roba. Si potrebbe fare anche, sapete, una sorta di... Allora, se affrontate soprattutto un Goku, mettete primi Mew e Gero e fate staccare gli altri, insomma 17-17, è del fighter. Poi nel momento in cui li fate trasformare, lui magari lo passate primo e quindi gli fate lanciare tutto quello che deve fare, lo fate setappare tutto il resto, e gli altri li mettete secondi, che vanno benissimo, Mew e Gero. Addizionale difesa 17% per attacchi ricevuti fino ad un massimo di 170%. Media chance per formare un critico se ci sono super class enemy, vabbè. Assorbe le key based e recovery del 34% del danno ricevuto come HP, se HP sono al di sotto del 70% all'inizio del turno. E ci mostra anche le... quindi c'ha pure lo scouter dei super attacchi. Vabbè, se gli HP sono al di sotto del 34% meno. Vabbè, queste parti lasciamole un attimino, meglio questa parte lasciamo un attimino così. Per il resto, sempre Link Brutal Beatdown, diventa semplicemente Fist Fighter. Vabbè, stessa cosa, quindi non otteniamo nulla. Dovrebbero linkare sempre quei 4 key, sì. Dovrebbero linkare sempre quei 4 key all'incirca con Mew e Gero. Raga, veramente tanta roba, devo dire la verità. Veramente un bel personaggetto. Vedremo poi quale sarà la sua reale utilità all'interno del gioco. È pur sempre un Dokkan Fest post anniversario, quindi immagino che vi abbiano spolpati in tutto e per tutto. Quindi considerate bene se spendere stonno o meno, perché l'unità secondo me vale. Cioè a sto punto in realtà valgono entrambi. Vale sia Dottor Mew e Gero che anche lui. Però l'importante non è tanto l'unità singola, che sembra essere veramente molto molto forte, ma veramente un sacco, è più che altro il futuro che potrebbe avere. Quindi raga, bisogna un attimino capire che futuro potrà avere questa carta, perché se avrà un futuro radioso, tra virgolette, se verrà supportata all'interno delle sue categorie e tutto il resto, allora veramente sarà un'unità, non dico must pull, ma poco ci manca, un po' alla Genio, ok? Per il resto mi sembra veramente tanta tanta roba, veramente fatta bene, costruita bene, belle animazioni. Fatemi anche la Rare Summon, è veramente tanta robetta, ma limitata sempre a dover affrontare determinati nemici, ok? Contro i super tanta roba questi qui, soprattutto contro i Goku. Contro gli altri vediamo. Detto questo ragazzi, io voglio sapere cosa ne pensate. Ovviamente queste sono le prime impressioni a caldo, poi proveremo a freddo magari più o meno in showcase i personaggi e capiremo, magari li proveremo proprio assieme, ecco, li proveremo assieme all'interno dello showcase. Detto questo, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, e a questo punto ragazzi, vi do un appuntamento in live ed anche ad un prossimo video.